Roberto, prima ho visto che ti confrontavi con Alessandrelli sul modo di allenare e di crescere questi giovani portieri. Sì, lui era interessato a questa cosa perché non ha mai allenato i bambini. Gli dicevo appunto che io invece è la parte che preferisco, cioè allenare bambini mi dà più soddisfazione che non allenare un portiere, diciamo, formato. E lui diceva che appunto non saprebbe come affrontare la prima parte di un allenamento di un bambino di 6, 7, 8, 9 anni. Ed è questo infatti la difficoltà maggiore, perché ti arrivano bambini di tutte le conformazioni, le predisposizioni atletiche, anche mentali diverse, per cui ti devi adeguare un attimino tutto a un gruppo di bambini che è abbastanza eterogeneo. Certo, poi lo devi fare con il gioco, li devi far sorridere, esatto. E gli devi, come dire, istruire a livello tecnico. Soprattutto perché chiaramente non sopporterebbero un allenamento tecnico sopra i 10-15 minuti, sicché durante l'ora c'è spazio per il gioco, c'è spazio per il divertimento, c'è spazio per la tecnica. Bisogna bilanciare tutto questo tipo di... Anche perché il ruolo del portiere è cambiato, deve partecipare anche alla fase difensiva. Ci richiedono molto la parte podalica, perché devono iniziare a far partire il gioco dal basso, per cui normalmente, ai miei tempi io facevo il portiere perché coi piedi era una schiappa, per dire. Adesso invece no, bisogna essere anche coi piedi buoni. Sì, no, i piedi sono determinanti per un portiere, perché normalmente ora si tende sempre a far partecipare sempre più al portiere alla costruzione del gioco iniziale. Ma come nasce l'idea di un bambino che vuol fare il portiere di una squadra di calcio? Questa è una bella domanda, perché normalmente è un ruolo in crisi, nessuno vuol fare più il portiere. Però lo è sempre stato. Esatto. Capita che il bambino in casa o al babbo che fa il portiere o lo zio, oppure ultimamente anche grazie a magari Donnarumma vede questi portieri, in qualche senso può provare a emulare la storia. E in te com'è nata la passione di fare il portiere? Ma io, diciamo, anche lì quasi per caso, perché mi divertivo a fare la punta io. Dopodiché, per mancanza proprio del portiere, andai casualmente in porta e mi è piaciuto e ci sono rimasto. E l'idea poi di fare il preparatore dei portieri e non magari l'allenatore di una squadra? Anche questa è una cosa un po' casuale nel tempo, perché mai avevo pensato di allenare bambini. E è iniziato che il figlio, per emulare sempre il padre, volesse fare il portiere. Appunto al Ponte all'epoca non avevano un preparatore dei portieri, ho iniziato così per caso, ora sono 20 anni che alleno portieri. Dove immagino che hai anche un confronto con i tecnici. Sì, certo, io mi sento anche con quelli, diciamo, tra virgolette, più bravi di me, ogni tanto chiedo qualche consiglio. È una squadra, anche una squadra tecnica. Cioè. Certo. E quindi adesso ti arrivano i tuoi ragazzini. Sì, ora tra 10 minuti si inizia, ha detto anche Alessandrelli vuole venire nella parte iniziale dell'allenamento, per cui approfitto, faccio una modifichina anziché fare ora subito quello che volevo fare, siccome Alessandro gli faccio vediamo se lo coinvolgiamo. Esatto. Grazie, buon lavoro. Prego, arrivederci.